E infine Pisa-Lazio 1-1, una ventina tra contusi e feriti nel pubblico e due gol nella partita più attesa della giornata. Splendida la girata di Bertoni. Ma Bertoni riacciuffa la vittoria pisana, questa volta è veramente tutto per la B. D'Arriva in profondità per Casale, irrompe Bertoni ed è il secondo gol. Rete della vittoria nerazzurra al 37esimo, punizione dal limite, Gozzoli appoggia Bertoni che fulmina da 20 metri l'estremo difensore emiliano. Record dell'ex pisano che segna dopo 19 secondi dal suo ingresso in campo. È uno da tenere d'occhio. Iniezione di freschezza e terzo gol, il più bello della partita, manovrato da Antonioni e realizzato splendidamente da Alessandro Bertoni, che lo aspettava da molto tempo. La ripresa è tutta dell'Avellino, anzi di Alessandro Bertoni. Va in gol dopo appena due minuti, confermando di essere particolarmente in vena in questa stagione. Bertoni ha deciso di conquistarsi il posto di bomber titolare, così al 22esimo porta a 4 il bottino della squadra, realizzando la sua prima doppietta in maglia bianco-verde. La Juventus prova ad insistere ma deve subito pentirsi. Al decimo Colantuono serve Alessio, che salta a brio e offre a Bertoni un'occasione irripetibile. Il vantaggio per gli Pini è cosa fatta. Il primo gol. Alessio, irresistibile sulla fascia, sfodera questo cross tagliato per la testa di Bertoni ed è l'esplosione dello stadio Partenio. Il raddoppio 5 minuti più tardi, propiziato da un veloce scambio in area tra Colomba e Gazzaneo, e palla ad Alessandro Bertoni che dal limite manda sotto la traversa. Il motore dell'Avellino è Colomba ed è ancora lui a propiziare il raddoppio. Palla per Gazzaneo, conclusione di Colomba, sulla respinta il micidiale esterno destro di Alessandro Bertoni. Gol, è il gol del 2-0, esultano i tifosi irpini che hanno seguito a Udine la squadra. Poi però Sasso non sbaglia la misura sulla tre quarti e Bertoni, bravissimo, accorcia con un diagonale impeccabile. Il pareggio potrebbe stare bene e sembra proprio che sia così, fino al 32esimo quando Bertoni inventa questo gran tiro su punizione. Lorieri vede il pallone solo quando è fermato dalla rete. Mai forse 9 sconfitte alla 22esima, mai forse fuori dall'Europa. La Juve è proprio andata. Marchesi subisce l'ultimo affronto nello stadio che lo lanciò. L'Avellino ha ritrovato chi ragiona a centrocampo, diciamo Colomba. Tocco del capitano e il migliore degli irpini sigla un gol di straordinaria valenza sul piano tecnico e della classifica. Alessandro Bertoni, vai con l'intervista. Gol, noi ci abbiamo sempre creduto, perché anche quando avevamo 4-5 punti di distacco abbiamo sempre lottato con alterne fortune. Adesso abbiamo fatto 8 punti in 7 partite, mentre nel girone d'andata ne abbiamo fatti 7 in 15, perciò questo direi che è di buon auspicio per il futuro. Il risultato si sblocca al 24esimo, punizione di Colomba per Bertoni, il tiro fortissimo sorprende Tacconi. Ma anche se in 10 i biancocelesti vanno in vantaggio al 19esimo. Tiro ravvicinato di Ruben Sosa, Cervone non trattiene e l'uruguaiano con la punta del piede serve la corrente Bertoni che mette in rete. Alla mezz'ora la Lazio prova a vincere e mette dentro Amarildo. Detto e fatto, dopo un minuto il brasiliano fa un assist di testa per il liberissimo Bertoni che non sbaglia. E allora proseguiamo con il terzo gol. Ravanelli. Il tocco per De Vecchi, attenzione a Monti che parte sulla fascia destra, De Vecchi lo vede, lancia per Monti, Monti converge, finge di convergere, se ne va sul fondo, mette in mezzo il piede sinistro di Bertoni, pallone contro il palo e pallone che ha oltrepassato la linea bianca, per chi avesse qualche dubbio, da questa angolazione si vede bene come il pallone abbia oltrepassato la linea di porta. Monti sul fondo, traversone, Bertoni, eccolo qua. Nettamente gol, non ci sono dubbi. 2-1 per la Reggiana dopo 21 minuti.